ti dico la verità, io la partita non l'ho vista perché sarebbe stato una pugnalata al cuore, perché vedere i miei compagni giocare e io non poter esserci, vederla sarebbe stato veramente difficile. Ho visto gli highlights, ho visto le immagini e sicuramente il Teramo ha fatto una partita gagliarda contro una squadra, secondo me, molto molto forte. E quindi diciamo che un pareggio al Ceravolo è tutto di guadagnato. Peccato che appunto il Catanzaro avesse due risultati su tre per passare. La programmazione iniziale era stata fatta per fare un campionato importante. Però non è mai semplice, anche perché era stata allestita una squadra totalmente nuova e quindi entrare subito nei meccanismi non era semplice, e quindi di conseguenza diciamo che le aspettative penso che fossero state diverse da quelle che poi dopo si sono verificate in realtà. Sono ritornato a Teramo quando c'è arrivata la convocazione ufficiale. Io il 4 di giugno ero a Teramo per riprendere, diciamo, il cammino che avevamo lasciato. E sono stati giorni un po' difficili perché pensavo che si potesse arrivare ad una soluzione per poter proseguire un rapporto che nell'arco dell'annata la società aveva manifestato di voler proseguire un rapporto con me anche per il futuro, e quindi diciamo che il mio voler basarmi su un contratto biennale era solo ed esclusivamente perché la società mi aveva prospettato anche un certo tipo di futuro al di fuori del rettangolo di gioco, e quindi di conseguenza per me chiedere un biennale non era assolutamente una bestemmia. Invece la società, diciamo che ha cambiato quelle che magari sono le prospettive o quelle che sono, diciamo, le esigenze, e quindi mi ha prospettato un contratto su base annuale che, secondo me, per come vedo io il mondo del calcio, andava un po' a cozzare con quelle che erano le loro volontà durante tutto l'anno. Quindi è stato un momento un po' difficile perché non pensavo che si arrivasse, ecco, a un divorzio, però purtroppo le carte in tavola possono cambiare velocemente, e quindi di conseguenza si è dovuti arrivare a un divorzio. Qualcosa si sta muovendo, sono solo degli apprezzamenti che ad oggi, diciamo, che si concretizzino, c'è ancora un po' di tempo che deve passare. Però ci sono degli apprezzamenti, Jacopo, e quindi dai, speriamo che qualcosa si concretizzi.